Bene, grazie. Ma devo dire, c'è una certa emozione di avere destinato il cartello del Pinocchio. C'è un cittadino che è qui accanto a me e ha detto, è Bruno Spaggi, si può anche dire, è 60 anni che aspetto questo momento. È con grande felicità, emozione, gioia che oggi, insomma, noi abbiamo fatto due cose importantissime. Abbiamo messo una struttura, una scultura di Pinocchio con il cerchio, che potrebbe essere il cerchio per il gioco, ma come potrebbe essere il cerchio della vita. E poi oggi qui abbiamo, come dire, messo il cartello Saneato Basso già Pinocchio. Io credo che la nostra città si è riappropriata di un nome che gli era stato tolto nel 24 e che oggi, ironia della sorte, proprio il 9 giugno del 24 e oggi proprio il 9 giugno del 24 del 2016 abbiamo ripristinato il nome. La facciamo breve qui perché poi altre due cose le diremo là sul palco dove c'è un'amplificazione un po' più importante. Io voglio ringraziare davvero la Regione Toscana, ma soprattutto Eugenio Giani, che è il Presidente del Consiglio regionale, ma che è un pinocchino doc e che oggi davvero con tanti sacrifici, non è da tutti, guardate che un Presidente del Consiglio regionale faccia un doppio appuntamento qui al Pinocchio, come si suol dire. Stamani era con noi, stasera è ritornato, quindi io gli farei un applauso perché Eugenio davvero se lo merita. E gli lascerei la parola perché lui potrebbe star qui a raccontargli del Pinocchio per ore. Vorrei che anche il parroco venisse qui con noi perché dopo Eugenio magari se si dà una benedizione che forse porta bene, no? È come si dice. Prego Eugenio. Ma quando si riacquista il senso della memoria si fa sempre un'operazione di civiltà. E quello che il sindaco Vittorio Gabbanini, ma insieme a lui tutta l'amministrazione, il comitato, che la consulta che è espressione di questa frazione, che non dimentichiamoci, è la frazione più popolosa del comune di Samignato, sono più di 6.000 abitanti coloro che vivono a Samignato Basso, in realtà ha fatto un'operazione che ci riporta alla storia. La storia di un burattino innanzitutto, un burattino che è il più famoso del mondo, 350 lingue e idiomi nel mondo hanno tradotto ciò che aveva partorito Carlo Lorenzini e lo aveva partorito con un percorso di grande scrittore che all'età di 55 anni, deluso dalle vicende che aveva avuto nella sua vita, deluso dei suoi ideali che viveva come traditi, si rifugiò nella letteratura dell'infanzia, ma nella letteratura dell'infanzia mise tutto quello che riteneva dovesse essere l'insegnamento per lui della vita. E Pinocchio ha avuto il grande successo che ha avuto perché più che una fiaba è in realtà un racconto che ti porta nei valori, nella durezza, nell'asprezza della vita. Quando Carlo Lorenzini scrisse Pinocchio era il 1881, quando lo terminò, fu pubblicato in 31 puntate, era il 1883, quando Lorenzini morì era il 1890 e morì mentre entrava nella sua casa, via Rondinelli a Firenze, preso da un colpo al cuore mentre con la sua chiave cercava di entrare in quelle case della proprietà Ginori, perché il fratello era il direttore della manifattura Ginori. Quindi non si preparò al momento in cui lasciava la vita, non ebbe occasione di vedere il successo di Pinocchio, non spiegò quali erano i motivi che l'avevano portato a questi episodi metafisici e contemporaneamente evocativi, non spiegò quali erano le origini concrete dei nomi che aveva usato. Ci furono delle note, furono pubblicate in un libro, Note Gaie, ma non riuscirono a dare spiegazioni. Tutti interpretano dove fosse l'osteria del Gambero Rosso, chi fosse Mastro Ciliegia,
interpretano tutti i vari toponimi che lui ha usato e tutto è lasciato alla libera immaginazione. Presidente della Fondazione Collodi dice sempre: non c'è un luogo che possa con certezza essere visto, identificato con Pinocchio, con le sue storie, però tutti i bambini del mondo se lo immaginano davanti a casa sua, e è vero, quindi lasciamo alla fantasia, ma nel lasciare alla fantasia vi è un elemento di ragionevole certezza, che il termine Pinocchio Carlo Lorenzini lo abbia appreso proprio quando da Colle Valdelsa, dove fece il liceo, dove studiò dai 14 ai 19 anni, veniva a trovare vicino il padre che lavorava in una fattoria delle nostre valli, qua in queste zone. E allora il cartello non era Sarmiento Basso, il cartello era vero e proprio Pinocchio. Era arrivato questo nome in questo borgo perché dal 700 un'osteria, l'osteria sulle quattro vie, si chiamava l'osteria del Pinocchio. Poi a poco il nome aveva modificato una D con una N e quindi vi era il borgo del Pinocchio. Ancora oggi se vai su Google, su internet e metti Pinocchio, ti rendi conto, sì, c'è un paesino vicino ad Ancona, ma nessun altro toponimo del genere che possa fare concorrenza all'interpretazione che a Carlo Lorenzini il nome Pinocchio gliela abbia risvegliato quell'osteria o quel borgo sulle quattro vie dove lui passava da 17, 18, 19 anni la strada per andare a trovare il padre. E quindi è una libera interpretazione, ma questo è. Questa impostazione portò nel 1924 i cittadini di Sarmiento Basso a fare una petizione per allontanarsi da questo nome, allontanarsi dagli scansionati presi in giro della gente che gli chiedeva e gli diceva della bugia, prendendo in giro il Pinocchino. E oggi l'operazione che viene fatta è un'operazione più intelligente, quella invece di riappropriarsi, perché questo nome è un vanto, è il romanzo italiano più tradotto nel mondo, è un pezzo di grande cultura in un momento in cui sono addirittura 126 anni dalla morte di Lorenzini. Quindi questo cartello significa molto, significa riappropriarsi delle radici, della memoria, della storia, e significa in qualche modo lanciare il messaggio che questo paese, così come Sarmiento Alto è un paese di grande storia, Sarmiento Basso è un borgo che ha le sue radici, la sua storia, la sua capacità evocativa, e ha suggerito a un grande scrittore di poter dare il nome al suo romanzo con il toponimo che deriva proprio da qui. Qualcuno mi potrà dire, chiudo, ma questo Carlo Lorenzini, come poteva, quali sono le prove che era rimasto colpito da Sarmiento? Ecco, c'è un'evidenza in tutto questo. Il primo romanzo che scrisse, che noi lo conosciamo per Pinocchio, ma ha scritto tanti libri, ha scritto tanti romanzi, ha scritto tanti articoli di giornale, ha scritto la cronaca del plebiscito del 1860 sulla Nazione, ha scritto I misteri di Firenze, pubblicò una rivista, Il Lampione, ma il primo romanzo è del 1848, aveva 22 anni Carlo Lorenzini, e questo romanzo si intitola Un treno a vapore da Firenze a Livorno. Quell'anno, nel 1848, alla stazione Leopolda, che poi prende il nome da Leopoldo II, il Granduca, che ai tempi nostri l'ha resa celebre Renzi, ma in quel momento era la stazione dove arrivava il treno, ecco, il 10 di giugno del 1848 fu inaugurato il primo treno. E Lorenzini, che in questo romanzo descrive stazione per stazione il percorso della ferrovia, parla molto di Firenze e di Pisa, ma dopo Firenze e Pisa parla nelle sue pagine della storia di Sarmiento e ci mette tutto, da come Sarmiento viene vista nella stazione che era allora di San Pierino.
leggetelo e vi renderete conto che questo era un paese che aveva colpito Carlo Lorenzini, l'aveva coinvolto, c'erano dei motivi affettivi perché altrimenti non avrebbe dedicato tanto spazio a Samignato, cosa che non ha fatto per nessun'altra delle fermate dei paesi che passavano con la ferrovia. Proprio per questo oggi con orgoglio restituiamo la verità alla storia e restituiamo alla storia il motivo per cui nel 1924 i concittadini avevano voluto un nome più anonimo e tranquillo, ma insomma se la storia ti propone di essere all'origine di un nome, di un romanzo così importante, è bene fino in fondo viverla, e oggi Samignato Basso vive il ricordo che era già Pinocchio. Impariamo sempre qualcosa di nuovo che è importante. È doveroso qui ricordare l'opera di Marcello Scarselli, che abbiamo messo la rotatoria alla farmacia, lo dobbiamo grazie ai commercianti di San Miniato Basso, che hanno voluto anche questa manifestazione che è alla sesta, ma tutto sta alla cornice del gruppo dei volontari del Carnevale, perché quest'anno sono 40 anni di Carnevale a San Miniato Basso. Quindi un grazie a tutti loro, a tutti coloro, a tutti i cittadini di Samignato Basso che davvero in questi giorni, in questi mesi si sono impegnati per avere davvero questo splendido risultato. Io lascerei la parola a Don Nicolai che ci dà una benedizione, un augurio. Prego. Sì, un augurio, diciamo, per Samignato Basso, perché riprendendo il nome antico credo che ci sia anche il desiderio di un ritorno alle radici, e le nostre radici sono al Pinocchio, un piccolo borgo in cui tutti si conoscevano, in cui c'era solidarietà, in cui c'era fraternità. Ecco, l'augurio è questo, che riprendendo il nome del Pinocchio si possa anche riprendere quei valori fondamentali della convivenza umana. Grazie. Allora io direi che ci organizziamo così per non creare, perché abbiamo già chiuso il traffico anche stamani e anche oggi sulla Toscano-Romagnola. Automobilisti, io non so cosa ci dicono, però io farei partire il carro, attenzione, dopo il carro va la banda, dopo la banda vanno le istituzioni e tutti i cittadini, ok? Quindi possiamo partire. Via, salutiamo la banda, vai!